Buongiorno amici di Toc Toc Tunisia, oggi piove, infatti sono anche un po' bagnato e ci troviamo con altri clienti a visionare altre soluzioni abitative. Allora, ci troviamo presso un'abitazione che si trova al piano terra, un S2, e adesso venite con noi e andiamo a vederla. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, facciamo crescere la nostra community, il nostro canale, così io e Sara saremo sempre più invogliati a fare i video. Dopo personalizzare il piano piano, sì. Allora, questo soggiorno, questo salotto anzi, si trova entrando subito sulla sinistra, alle serrandine elettriche, aria condizionata. Allora, a colpo d'occhio non è piccolo e vi dico anche che la mobilia, questo divano così, non è per niente male. E si presenta con un pavimento con questo marmo che loro chiamano marmo italiano. Da questa parte troviamo una cameretta con due posti letto. Certo, questa risulta un po' piccolina, però diciamo per le coppie che vengono qua, avere una stanza così con due letti d'appoggio non è male. E questo è l'armadio. Scopriamolo insieme, perché anch'io cerco di vedere un po' prima di voi le stanze, così ve le descrivo. Ecco, questa è la camera da letto. Questa camera da letto ha un'entrata, anzi un'uscita verso un piccolo terrazzino, una piccola veranda. Vi dicevo, stanno scendendo delle serrandine elettrico, quindi facilmente gestibile, e i riscaldamenti ovviamente sono tutti centralizzati, cioè ci sta una centralina che vi permette, in base alla temperatura che volete, di aprire o chiudere la caldaia. Allora, qui invece abbiamo la cucina, che devo essere sincero non è per niente piccola, anzi ti permette di avere un tavolo e pranzare qui dentro. Allora, a vista manca il forno, che andrebbe poi messo, quindi trovando un accordo col proprietario, perché se non c'è significa che il proprietario non lo mette, ma trovando un accordo si potrebbe anche mettere. Ci sta la lavatrice, ci sta un piccolo fornetto qui, ovviamente il frigorifero, cappa, fornelli, e qua ci sta una piccola veranda dove si può stendere e ci sta la caldaia. Oggi una giornata senza luce, piovosa, nuvolosa, quindi spero che il video venga anche sempre bene. Andando verso il bagno troviamo una parete attrezzata qui, quindi con armadio a muro. È un armadio a muro anche su questa, da questo lato. Poi abbiamo un bagno che si presenta con una vasca, quindi oggi niente provatoccio su questo appartamento, ma anche questo rigorosamente senza bidet. Come dicevo prima, il riscaldamento è tutto comandato da questa centralina tutta elettronica touch, e ci sta anche qui un quadro elettrico dove viene gestita tutta la parte elettrica della casa. Questa soluzione si trova vicino a un'arteria principale di Hammamet, precisamente la route turistica, a due passi da famosi alberghi che stanno qui in spiaggia. Anche l'accesso al mare è a due passi. Andiamo a vedere un'altra soluzione sotto la pioggia.
Ecco, dirigiamoci verso un'altra camera da letto, forse uno stile un po' retro, comunque ci sta l'aria condizionata, anche qui le serrandine sono elettriche. La camera da letto si presenta grande, con un pavimento a scagliette. Forse il mobile è un po' retro per i miei gusti, ma figurati. Ecco, altra cameretta con un letto, una piazza e mezza. Le camere sono un quadro elettrico. Allora, quindi abbiamo qui il termostato che va a regolare i termosifoni, un quadro elettrico, ok, ci sta. Questa parte è la cucina, ma andiamo a vedere invece prima il bagno. Allora, questo bagno non possiamo dire che è rigorosamente senza bidet, perché il bidet qui ci sta, ma andiamo a vedere invece la doccia. Quindi sono bello imbottito, bello ingombrante, vediamo se l'entrata è semplice, ma vi dico subito di sì. Ok, guardate la grandezza. Il canone richiesto dal proprietario, da 1.400 siamo scesi a 1.300, quindi con 1.300 ci si può accollare. Ora andiamo a vedere un'altra soluzione che non è più a piano terra, ma a un primo piano di un semi indipendente, quindi che è qui. Andiamola a vedere. Ora, entrando, vediamo subito questo grande corridoio e questo grande disimpegno. Quindi sulla destra, girando, troviamo la cucina, che a prima vista così si presenta grande, con questo tavolo dove si può pranzare. È raro trovare una cucina con un tavolo così dove si può anche pranzare, un lavello con due pozzetti, una cucina con forno, fornello e gas. Anche ha l'aria condizionata. Uscendo da questa cucina, subito sulla destra nostra troviamo il bagno, che si presenta, adesso andiamola a vedere insieme, con una vasca che ha una parete che ti permette di farti o di farvi la doccia senza che l'acqua esca. Ovviamente non posso entrare, ma vi posso dire che qui il bidet non ci sta, quindi anche questa casa è rigorosamente senza bidet. Allora, sulla sinistra troviamo la prima camera da letto, che si presenta a mio avviso abbastanza grande, ma con un armadio, con un look un po' retro. Mi salta subito all'occhio che qui non ci stanno le serratine elettriche, ma ci stanno delle persiane, quindi manualmente deve aprire e chiudere il tutto, quindi sono persiane. Sulla destra, camminando sempre nel corridoio, abbiamo questo grande sgabuzzino o stanza per stirare, ma è stato sfruttato in questa maniera e vi dico che non è male come soluzione. Qui invece abbiamo un'altra camera da letto, e questa camera da letto ha un piccolo armadio a muro, oltre ad avere anche il condizionatore. Questa stanza ha l'accesso al balcone, a un grande balcone che purtroppo ad oggi per motivi di pioggia non posso...
esce dal salotto, quindi dall'altra parte del salotto, che risulta abbastanza grande, si esce e abbiamo quest'altro balconcino. Va bene, ok. La soluzione abitativa si trova a due passi dal mare, a due passi dalla strada principale che ti porta, che collega anzi, Hammamet centro con Hammamet sud. I servizi ci stanno e sono presenti, basta spostarsi di qualche centinaio di metri a piedi. Allora, l'importo mensile, quindi come canone mensile di affitto cercato dalla proprietaria e quindi poi comunicatoci dall'agenzia immobiliare, è di 1.400 dinari mese. Aggiungo anche trattabili. Andiamo tutti insieme a visionare un'altra soluzione che si trova in pieno centro, a due passi dalla Steg. Quindi, entrando sulla sinistra, troviamo questo salottino con TV, con un balconcino, con divani nuovi, ve lo assicuro. Le serrandine sono serrandine elettriche. Qui ci sta il quadro elettrico. Ah, questa è la cucina. Vediamo. La casa è nuova, anche la palazzina è di nuova costruzione. Non si trova assolutamente sulla via principale, anzi, un cortiletto. Lavatrice nuova, piano cottura nuovo, frigo e forno nuovi. E qua ci sta la parete dispensa. Anche qui i riscaldamenti sono comandati da questa centralina, da questo termostato, tutto elettronico. Questa è la camera da letto, anche qui il letto e la mobilia è nuova. E dà accesso a questa porta, a questa piccola verandina. Vedi, vedi la faccia. No, ah, quest'altra stanza è utilizzata pure come stanza salotto. Invece qui abbiamo un bagno, ragazzi, un bagno veramente veramente grande, nuovo. Guardate la grandezza della doccia. Questo bagno assolutamente e rigorosamente senza bidet, ma facciamo anche un po' la prova doccia, che dite? Vediamo. Opla la. Beh, che dire, veramente grande. La stessa palazzina, andiamo a vedere invece un'altra soluzione che si trova al secondo piano. Come taglio di casa è sempre uguale a quella di sotto, ma cambia l'arredamento. In questo caso infatti l'arredamento è così, tutto nuovo. Ragazzi, vi dico anche il tappeto è nuovo, infatti la signora mi ha detto, la proprietaria, di non passarci su, quindi io non lo faccio. Da questa parte ci sta una finestra, invece al piano di sotto ci sta un balcone. Qui abbiamo una cucina, che anche questa uguale come quella di giù. Tutto nuovo, piano cottura nuovo, cappa, forno, lavatrice, frigo, tavole con sedie e dispensa. Vi ricordo che non siamo agenzia immobiliare, non lo siamo, pertanto
questi giri li faccio assieme ai miei clienti e vado a visionare le case. Mi raccomando sempre di iscrivervi al canale. Adesso continuiamo col video e poi vi farò sapere quanto è il costo mensile. Allora, altra camera da letto con armadio a muro, letto matrimoniale, ovviamente anche qua il riscaldamento è tutto controllato dalla piccola centralina. Ci sta anche a disposizione per un eventuale TV qui. Anche qui ci sta un'altra stanza adibita a salotto. Sinceramente, io non l'avrei fatta questa scelta. In questo caso l'hanno fatto così, quindi ci sta una sola camera da letto disponibile, però anche è vero che questi due divani messi così possono essere anche utilizzati come letto momentaneo, ovviamente. E qui invece ci sta il bagno. Essendo fotocopia dell'appartamento del piano di sotto, anche questo rigorosamente senza bidet e comprova doccia, anche se è uguale, facciamola. Ecco, adesso mi giro così. No, veramente molto 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 grande. Per la prima soluzione al primo piano, la proprietaria cerca 1.200. Per quanto riguarda la soluzione al secondo piano, che è la fotocopia del primo, la proprietaria cerca 1.000 dinari, ultimo prezzo.